La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 5 settembre, un buongiorno agli amici di Decinews 24, andiamo a vedere le prime pagine giornali di oggi. Apriamo con il Messaggero, pericolo crisi, appello di Letta, scontro in giunta sui tempi del voto, il PDL minaccia la fine dell'esecutivo, la borsa va giù, il Premier avanti per il bene del paese, Berlusconi prepara un appello video agli italiani. L'attacco Siria primo sì ai raid di Obama, ok della commissione esteri USA, navi italiani in Libano. Privatizzazioni, ecco la priorità, intervista a Pitruzzella, antitrust, partire da immobili e municipalizzate. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'orrore, il massacro della psichiatra, accoltellata da una paziente a Bari nel centro di igiene mentale, i medici contro i politici, dura polemica sulla vigilanza negata, città sotto shock per l'uccisione della dottoressa Paola Labriola da parte di un tossicodipendente che voleva soldi. Governo, Letta, non rompete il PDL, dipende dal voto su Silvio. Rischio crisi, borsa giù, il PD, ora basta minacce. Una corsa a 13 per la presidenza del Tribunale di Lecce, il CSM si prepara a sfoltire la rosa dei candidati. Ambiente ed energia, fotovoltaico in Puglia, la grande beffa russa per il crack dell'Aion, 60 milioni di debiti. Imprese non pagate, impianti finiti in Lussemburgo. La pennetta va, sconfitta da Vinci, ora c'è la semifinale, USA la Brindisina batte la Tarantina nel derby pugliese. La Gazzetta di Lecce, Giustizia, Lecce, 13 candidati alla presidenza del Tribunale. Nella pottuglia ci sono anche i nomi di Benfatto, Giardino e Tanisi. Conta la rovescia per il dopo la Morgese. La decisione del CSM entro il mese di dicembre. Via con pellicce e gioielli. In azione a Lecce la banda della fiamma ossidica. SGM, rispetti l'impegno oppure lasci. L'out-out di Ripa. Lecce, scontro aperto sul piano paesaggistico. Dautilli attacca il PD. Ora prenda posizione. Ancora Lecce, detenuti online, al via la perizia dopo i sequestri, Nardò, guerra in centro e colpi di pomodori, la città è pronta? Gallipoli, spunta un tesoro in contanti, hashish 53.000 euro nell'abitazione di un commerciante, agli arresti il titolare di un negozio di souvenir, sorpresa dietro un armadio. E infine il nuovo quotidiano di Puglia, allarme ASL, porcheria a mensa, cibo scadente, risultati shock dei controlli nelle scuole, avviso alle aziende, cambiate, registro. Caos tribunali, arriva lo sciopero, avvocati schierati contro la soppressione delle sedi, astensione ottobre. Carte false per aprire il pub, Lecce, il comune scopre irregolarità in tre pratiche, gli atti, in procura, in furia la polemica sulla delibera adottata dalla regione, piano paesaggistico, a rischio, la TAP. All'interno in prima pagina, delibera nella bufera, polemiche e prove d'intesa sul piano paesaggistico, De Biasi, decrescita felice, UDC, sportello unico per le autorizzazioni. Le norme dicono no a TAP, Salvemini, vincoli chiari a difesa delle dune costiere. Le sfide della politica, PD, mille rebus, nel Salento arriva Cuperlo, riunione di segreteria regionale, sì al nome unitario, ma spuntano già i primi dubbi sul metodo e sul chi. La roulette dei test d'ingresso, beffati dai percentili, tra scuola e università sarà battaglia al TAR, a maglio una madre denuncia, Brindisi, caso record. L'intervista, il massimo ma senza lode, così il mio cento vale zero. Giorgia, storia più unica che rara, quanta fatica per nulla. Il provvedimento, edifici scolastici più sicuri per la Puglia, dote da 12 milioni. La regione fissa criteri per accedere ai fondi. Domande entro il 15. Orrore a Bari, uccisa a coltellate dal paziente, psichiatra aggredita nel servizio di igiene mentale, aveva chiesto più sicurezza sul lavoro. La pagina dedicata a Lecce, tribunali, avvocati in sciopero, l'ordine decide due giorni in stop con le soppressioni delle sedi, sarà paralisi, perrone, servono risorse. Proteste delle toghe, lavoro raddoppiato e mancano quattro aule, parla il presidente Fatano, senza chiarimenti da Roma sarà il caos. La denuncia shock, mensa il dubbio è servito, nel mirino 120 aziende, migliaia di controlli da parte dell'ASR in tutta la provincia. L'allarme, carne, pesce e formaggi a rischio, trovato spesso cibo scadente, prodotti non conformi, percentuali da brivido secondo gli ispettori. E infine chiudiamo con lo sport, il calcio, Ferrera e Pinto sono qui per riportare il Lecce in B. I tre rinforzi dell'ultimo giorno di mercato si presentano alla tifoseria giallorossa. La situazione, l'urlo di Moriero, punta e centrocampisti, bisogna difendere. Mercato, tesoro, abbiamo costruito una rosa meglio assemblata rispetto alla vecchia. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...